Io credo che il mio corpo a questo punto abbia un po' un peso politico, diciamo, il mio corpo da ragazzo trans con le cicatrici sul petto o il mio corpo da ragazzo trans con il tape, con le varie fasciature che utilizzavo, si portava dietro un messaggio, non era solo un corpo. Ciao, mi chiamo Francesco, ho 25 anni e sono un ragazzo transgender e divulgatore per la comunità transgender. Quando si entra sul mio profilo, secondo me non si vede il profilo di un attivista, ma il profilo di una persona normalissima che condivide didascalie d'amore, condivide i suoi viaggi, le sue cose e, tra le altre cose, anche informazioni circa il mondo transgender. Una cosa tra tante, perché questo, secondo me, deve essere il percorso transgender, cioè una parte della vita insieme a tantissime altre parti. Spesso ci si focalizza troppo su quelle che sono le sofferenze oppure le parti mediche del percorso, una narrazione un po' sbagliata, un po' patologizzante, perché così si pensa che il percorso transgender sia medicina, medicina, ormoni, ormoni, terapia di qua, terapia di là, e si perde un po' l'umano che c'è dietro la persona transgender, perché noi siamo persone. La rappresentazione delle persone transgender oggi siamo ancora un po' indietro. Nei media, insomma, anche sui giornali, nelle serie TV, nei film, le rappresentazioni ancora lasciano un po' a desiderare. Viene sempre stereotipato ancora con quel velo di pietà, nel senso povero ragazzo, povera ragazza, oppure trattato come una persona sovrannaturale che vive una cosa super incredibile. La quotidianità manca, questo lo dico sempre, che in realtà è quella che serve a normalizzare un'esperienza di vita come quella del percorso transgender. Io credo che il mio corpo a questo punto abbia un po' un peso politico, diciamo. Il mio corpo da ragazzo trans con le cicatrici sul petto o il mio corpo da ragazzo trans con il tape, con le varie fasciature che utilizzavo, si portava dietro un messaggio, non era solo un corpo. E non si parla molto di quel momento in cui ti risvegli, si vede magari il pre-operazione e il post-operazione, il risultato, in maniera un po' meccanica anche lì. Per me è stato naturale condividere invece tutta quella parte sempre umana che è stato per me il risvegliarmi dall'anestesia, la prima volta che ho visto il petto, cioè sono stati tutti momenti per me importanti che ci ho tenuto a condividere. Sì, ho fatto una foto con la mia fidanzata in cui il mio capezzolo, che adesso è maschile, prima no, adesso è maschile, può essere mostrato liberamente senza ricevere censura su Instagram, invece quello della mia amorosa era coperto. Siamo ancora nel momento in cui tendiamo a sessualizzare i corpi femminili in particolare e quindi il corpo femminile mostrato sui social è sessuale, per questo non va mostrato. Mentre il corpo dell'uomo non è sessualizzato, è solo un corpo, è solo un capezzolo, non significa niente. Se parliamo principalmente per la persona trans che non ha ancora i documenti rettificati, sicuramente non è un'esistenza semplice, nel senso che ancora ci si deve iscrivere in palestra. Faccio sempre questo esempio perché io per un po' di tempo non l'ho fatto perché proprio non volevo far vedere il mio documento. O anche fare l'abbonamento, andare all'università, in alcune università non hai ancora la possibilità di avere un libretto col tuo nome di lezione. C'è scritto il tuo nome anagrafico. Hai disagio perché magari fai un esame orale, si sa che il professore o la professoressa a volte chiamano una gran voce nome e cognome, no? Oppure anche sui mezzi, appunto, c'è sempre il rischio di incontrare controllore che magari vede che tu hai la barba, sul documento c'è il femminile ma ti fa problemi di qualsiasi natura. Col Green Pass poi accentuato ancora di più, perché col Green Pass il tuo nome lo devi far vedere dappertutto se non ce l'hai rettificato. E avevamo provato a proporre anche lì un Green Pass alias per migliorare proprio la qualità della vita di queste persone, perché io ho avuto i documenti in aprile di quest'anno e mi sento libero. Adesso mi trattano come un ragazzo, non ci sono domande scomode, troppo personali che a volte ti fanno senza, boh, senza neanche porsi dei filtri, no? E ho notato proprio che sto molto meglio, sono più sereno e penso che, cioè, chiunque se lo meriti.
era palese che l'IDL Zan non sarebbe andato in porto. Sorpreso no, deluso molto, ma sorpreso no, perché è solo il continuum di quella che era già una cosa che è sempre esistita. C'è anche da dire, uno, che l'IDL Zan comunque era una cosa in realtà da integrare, implementare, migliorare, dimenticava certe categorie di persone. Abbiamo l'occasione, prendiamola così, di lavorare su un disegno di legge fatto un po' meglio. E poi soprattutto, già solo il fatto che se ne sia discusso così tanto, che si siano creati poi degli incontri nelle piazze, delle proteste pacifiche, è un primo passo che ci dimostra che le cose stanno cambiando. Non torniamo più indietro da qua, quel momento arriverà, quindi anche le persone che gioivano tanto, abbiamo visto le foto, un po' il circo così, sono persone che gioiranno per poco, cioè sarà una gioia a tempi brevi, perché il momento arriva, abbiamo solo fatto un passo in più, ma non è che adesso poi ci si dimentica del DDL Zan e ok, ci arrendiamo, non ce ne frega più niente.